Buongiorno a tutti quanti. Oggi che giorno è? Numero 6. Che cos'è oggi? L'Epifania. L'Epifania, soprannominata in italiano Befana. E è dall'inizio di dicembre che stiamo parlando dei miracoli che porta con sé il Natale. Oggi concludiamo con l'ultimo miracolo che porta con sé il Natale. Abbiamo cominciato vedendo il miracolo del momento giusto. Gesù era arrivato nel momento giusto, dove c'era uno stralle, dove c'era una lingua unica per cui poteva comunicare, per cui il Vangelo poteva essere comunicato a tutti quanti. Avevamo visto il miracolo del segno, che è venuto come un segno perché tutti quanti potessero capirlo, e anche quelli che non erano pratici con la fede, con le religioni. Il miracolo del come, che è venuto come una persona debole, come una persona umana, come un uomo, perché potesse parlare a tutti e tutti quanti potessero rapportarsi. Il giorno di Natale abbiamo parlato del dono, che Gesù è venuto come un dono, vi ricordate, come il pane, la porta, la luce, eccetera, eccetera. Ma sapete, nessuno dei doni che abbiamo visto assieme avrebbe alcun valore se non ci fosse il dono che gran parte del mondo cristiano festeggia oggi. Gran parte del mondo cristiano festeggia quella che si chiama Epifania. Oggi è il giorno in cui noi dovremmo festeggiare di più, molto più del Natale, probabilmente quanto la Pasqua. Allora, tu potresti dirmi: Marco, perché dovrei festeggiare così tanto l'Epifania? Perché la Befana? Perché? Che cosa c'entra l'Epifania con... Allora, partiamo dal discorso. Epifania è una parola strana. Allora, Epifania non è una parola che è nata col cristianesimo, sapete? L'Epifania c'era prima. C'era prima, mi dai la prima slide? Epifania è una parola che è tardo latina, però era stata presa dal mondo greco, che dice il Garzanti: Epifania, di origine neutro, feste dell'apparizione, derivato da epifanein, apparire, fanein, da sopra. Allora, che cos'era l'Epifania? L'Epifania è quando un dio pagano, per cui una statua, un dipinto, un albero, un qualche cosa, una sequoia, un qualche cosa di pagano, dava prova di se stesso scendendo dall'alto. Questa era l'Epifania. Scusate. Allora, quando accadeva questo? Praticamente mai. Mai, perché era un Dio esistente. Dove accadeva l'Epifania? L'Epifania accadeva nelle tragedie greche, nelle commedie, nelle tragedie greche, anche in quelle romane. Perché? Perché nelle storie delle tragedie, delle commedie, che cosa succedeva? L'autore decideva che a un certo punto doveva apparire dall'alto una divinità. E per cui, in pratica, che cosa facevano? Facevano scendere dall'alto un attore, chiaramente, con delle corde e delle carrucole, per cui Epifanein appariva dall'alto. I latini lo chiamavano in un'altra maniera, si chiamava Deus Ex Machina, che è un modo di dire che è rimasto anche al giorno d'oggi, il Dio che appare tramite una macchina. L'Epifania finiva con la fine del teatro. Serviva il regista per cambiare la storia a favore o contro uno dei vari interpreti, ma l'intervento era soltanto quello che succedeva a teatro. Le persone uscite da lì tornavano a casa, le loro vite non erano cambiate dall'Epifania del Dio che era sceso dall'alto tramite le corde. Perché? Perché semplicemente stavano guardando una rappresentazione dove un Dio pagano, inesistente, non aveva nessuna possibilità di cambiare
la loro vita. Eppure, sapete, 700 anni prima dell'Epifania, prima della prima Epifania, un Dio vero, questa volta, aveva fatto scrivere questo a un suo messaggero. Isaia 60:1. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i pochi, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Là. Dice, che c'entra questo con l'Epifania? Cioè, mi suona familiare con qualche altro passo della Bibbia? Con qualche passo che abbiamo letto dove ci sta una notte con delle tenebre fitte e qualche cosa dall'alto illumina qualcuno di importante? Mi dai la prossima? Matteo 2, versetti 1 e 2 e poi 9. In quel periodo i magi arrivarono a Gerusalemme dall'Oriente e dissero: dov'è il re dei Giudei appena nato? Abbiamo visto la sua stella nei lontani paesi d'Oriente, siamo venuti qui per adorarlo. Ed ecco, la stella che avevano visto in Oriente li precedeva finché non si fermò proprio sul luogo dove era il bambino sopra Betlemme. Epifania, qualche cosa che scende tu potresti dirmi, però, ma è troppo tirata questa interpretazione, perché sai quante cose ha scritto Isaia e tu le metti in correlazione l'una con l'altra, non è corretto, e non c'è mica scritto che c'è la nascita di Gesù qui. Allora, voglio fare una domanda: chi è che fa il presepe a casa? Molti, no? Okay. Allora, perché mettiamo, voi mettete chiaramente in immagine, no? Che sono tre, no? Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che non c'è scritto sulla Bibbia, perché prima cosa non erano tre, non c'è scritto, erano dei sapienti, dei magi. Allora, su che cosa li mettete? Con che cosa arrivano i magi? Con i? Con i? Con i cammelli. Perché li mettiamo con i cammelli? Da dove viene questa tradizione di metterlo sui cammelli? È scritto sulla Bibbia? Sì, è scritto sulla Bibbia. Non è scritto in Matteo e in Luca. Eppure, vediamo nel prossimo, infatti, non si dice che arrivano su dei cammelli. Matteo 2, versetto 11. Entrarono nella casa dove era il bambino e Maria e si inginocchiarono e lo adorarono. Poi presentarono i loro doni e glieli offrirono oro, incenso e mirra. Allora, 700 anni prima di Gesù, Isaia descrive la stessa immagine, ma con qualche cosa in più. Isaia 6, 66. Una moltitudine di cammelli, ecco i cammelli, una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari, camadi e nedefa, quelli di Seba verranno tutti portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. 700 e passa anni prima che accadesse l'Epifania, Dio aveva fatto scrivere ad Isaia che sarebbero venuti della gente da Oriente, Madian era Oriente, figuratevi che Betlemme era qui, Madian era qui più o meno, a Oriente di Betlemme. Noi sappiamo che non venivano proprio da Madian, venivano un pochino più a nord, probabilmente da verso Damasco o dall'altra parte della Siria, questi magi, perché c'era una scuola dove si studiavano le stelle in quella zona. Però chiaramente venivano, come dice qua, da Oriente. Tra l'altro, se continuate i versetti successivi di Isaia che non vediamo adesso, troverete anche che c'erano le pecore e i pastori, ci sono le pecore e i pastori detti sempre da Isaia, così come nel racconto di Matteo.
Questa volta l'epifanei non era un effetto teatrale, non c'erano corde che facevano scendere qualcuno che interpretava una parte, ma era qualcuno che poteva entrare a contatto con la vita del pubblico, a differenza dell'attore. Stavolta era apparso dall'alto la gloria del Signore che lo risplendeva e illuminava. Chi? Un bambino? I magi cercavano un re, stavano attendendo un re. Si dice, è abbastanza, non dico consolidata l'idea, ma è fortemente consolidata, questa è una cosa che ho già detto tante altre volte, che voi la sapete, che probabilmente quello che hanno visto questi sapienti, che erano astronomi, astrologi all'epoca, filosofia, astronomia, astrologia, erano un'unica scienza, avevano visto non una stella, ma avevano visto una congiunzione di due astri, che all'epoca credevano che erano stelle, adesso le sappiamo che sono pianeti, avevano visto la congiunzione tra Giove, che era la stella dei re, congiunto, per cui in pratica che si era sovrapposto, diventando molto più visibile, più luminoso, con Saturno, che era la stella che rappresentava Israele, che si era congiunto tra Giove, questa congiunzione era avvenuta nella costellazione dei Pesci, che è il posto del cielo dove il ciclo del Sole ritorna dopo 365 giorni. Per cui che cosa hanno detto? Giove, re, Saturno, Israele, inizia una cosa nuova. E avevano collegato in Israele c'è un re che comincia di nuovo. Per cui è arrivato un re in Israele, è quello che stanno cercando i magi. Allora mi devi dire, ma il quinto miracolo del Natale che cos'è? È che Isaia ci ha azzeccato 700 anni prima? Questo è il miracolo? Oppure che i magi hanno veramente capito i segni? E ci hanno visto nel giusto? Beh, se noi dovessimo festeggiare questo tipo di miracolo di un Dio che appare e basta, non farebbe nessuna differenza con la nostra vita, non avrebbe fatto alcuna differenza, avrebbe fatto più o meno quello che fanno, che facevano gli dei che scendevano con la corda e le carrucole nelle tragedie greche. Vi leggiamo un attimo il versetto di Isaia. Sorgi, sì, Isaia 60, versetto 1, sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Adesso voglio che mi dai la prossima, leggiamo in contrapposizione questo versetto. Questo è l'inizio del capitolo 60, versetto 1. Questo è il versetto, è il primo versetto del capitolo successivo, il 61. Per cui, prima è sorgi risplendi poiché la tua luce è giunta, la gloria del Signore è spuntata sopra di te. 61 dice: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per dare una buona notizia agli uomini. Allora, nel primo versetto è Isaia che parla, che afferma una cosa. Nel secondo versetto non è Isaia che parla, è Isaia che scrive di una persona che sta parlando di qualche cosa che avverrà 700 anni dopo. Leggiamo Luca assieme. Luca 4, 16. Poi venne a Nazareth, stiamo parlando di Gesù, dove era cresciuto, e come era solito fare, il giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere, e gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione dei prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Prossima. Poi chiuso il libro e reso all'inserviente si pose a sedere e gli occhi di tutti della sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: oggi
questa scrittura sia adempiuta nei vostri orecchi. Ecco l'Epifaneia, eccolo colui che scende dall'alto, eccolo il re che viene, eccolo il miracolo. Che miracolo è? Che miracolo è? Il miracolo più grande è uno, che Gesù si è dimenticato una riga. È quello il miracolo grande. Vediamo quale. Questa è una cosa che già ho fatto con voi, un'altra volta. Allora, queste sono messe in azzurro, ci sono le parole di Isaia, in giallo, evidenziato in azzurro, ci sono quello che Gesù ha letto. Allora, Isaia: lo spirito del Signore è su di me. Gesù dice: lo spirito del Signore è su di me, uguale. Okay. Perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia. Gesù dice: perciò mi ha unto per evangelizzare i popoli. Evangelizzare, evangelion, significa buona novella, buona notizia, per cui sono uguali. Prossimo. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Gesù dice: mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Stessa cosa. Isaia dice: per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. E Gesù dice: per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi. Qui ci dobbiamo fidare di Gesù, perché se Gesù legge quel passo e mette quella cosa, probabilmente i nostri manoscritti, in qualche passaggio dei manoscritti, uno amanuense si è dimenticato una riga e a noi è arrivata una copia corrotta, leggermente, non nel significato generale, ma si è dimenticato una riga. Per cui diamo fiducia a Gesù e diciamo che il versetto di Isaia è questo. Vai avanti. L'apertura delle carceri ai prigionieri. Gesù dice: per rimettere in libertà gli oppressi, stessa cosa. E per proclamare l'anno di grazia del Signore. E Gesù dice: per predicare l'anno accettevole del Signore, stessa cosa. Avanti. Isaia dice: e il giorno di vendetta del nostro Dio. Gesù si è scordato una riga. No, Gesù si è scordato una riga. Cioè, Dio si è dimenticato una riga di quello che ha scritto. No. Certo. Il miracolo vero dell'apparizione di Dio incarnato in Gesù Cristo è che è venuto come re, ma non per vendicarsi, ma per guarire. È venuto non per prendere il giù, per darci il giusto, la giusta punizione come persone che le abbiamo fatte di tutte e di più, di tutti i colori, ma per curare affinché noi non facciamo più di tutti i colori. Vi ricordate quali doni portavano i re nei versetti di Isaia? L'oro e incenso. Oro e incenso. L'oro era chiaramente si offriva ai re, era la cosa più preziosa che si poteva dare ai re, anche adesso è una cosa preziosissima che sia. L'incenso si bruciava davanti alla divinità, perché facendo un fumo molto denso e profumato. E addirittura c'è un salmo che dice che le mie preghiere salgono come il fumo dell'incenso a te, perché si pensava che bruciando l'incenso che è profumato, questo fumo molto denso che saliva verso l'alto, erano le nostre preghiere, la rappresentazione delle preghiere che salivano verso la divinità. Se Gesù non avesse dimenticato una riga, se Gesù non avesse dimenticato la riga, sarebbero stati dolori per tutti. Sapete perché? Perché Epifanein, Dio che scende dall'alto. Perciò tutto quello che noi facciamo, abbiamo fatto, faremo, basta che apri un telegiornale qualsiasi e vedi quello che succede. Stamattina sentivo negli Stati Uniti in un bowling si sono messi a litigare, quattro morti, hanno sparato a tutti quanti. Stare alla presenza di un Dio che è senza peccato, che odia il male, che odia il peccato e che è anche re, per cui è dominatore assoluto di tutta quanta la terra, quella non è buona novella, quella è una pessima novella, perché è arrivato uno che è pronto a rimettere a posto le cose punendo tutti quanti. Il giorno di vendetta del nostro Dio. Ma Gesù per la riga l'ha saltata. Vi ricordate qual era il terzo dono che in questo caso hanno portato i magi? Era la mirra.
Che cos'era la mirra? La mirra è una resina che si usava, è un balsamo, scusate, che si usava per mettere sulle ferite, perché aveva una capacità, e viene usata ancora, ha una capacità di cauterizzare, di sterilizzare le ferite e di guarirle, di accelerare la guarigione. Il miracolo vero dell'epifania di un Dio che scende dall'alto è Gesù che si dimentica la riga della vendetta, ma invece porta la mirra, la cura alle nostre malattie, la cura ai nostri problemi. Per attendere che tutti, è un Dio che si ferma alla virgola, e il giorno di vendetta, perché prima c'era una virgola, quindi Gesù si è fermato alla virgola. Noi stiamo vivendo da 2000 anni quella virgola. Perché? Perché poi alla fine il giorno di vendetta ci sarà, la seconda venuta, il giudizio universale, quello sarà il giorno della vendetta, ma Gesù è venuto per fermarsi sulla virgola, su quella virgola, e dire: io aspetto, io attendo, perché voglio che tutti quanti credano, perché io ho portato la mirra della guarigione, io ho portato la mirra della completa remissione dei tuoi peccati, se tu credi in me. Gesù ha detto così. Marco 2,17. Non solo i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Questa è la nostra situazione. Noi non siamo dei giusti. Se non ci fosse stata quella dimenticanza di quella regola, di quella riga, se Gesù non avesse omesso di leggere quella riga, non staremmo a parlare di una buona novella di un Dio che discende, ma di una pessima novella di un Dio che viene per giudicarci. Ma Gesù dice: io non sono venuto per le persone sane, io sono venuto per gli ammalati. Voi siete ammalati, io vi porto la mirra. Gli donarono la mirra perché Gesù è il grande medico, è il medico totale, capace di guarire e sanare le ferite e le piaghe del mondo, dell'umanità intera. È il medico che avrebbe sconfitto la morte per noi, per donarci una nuova. Ecco cosa c'entra con me, con te, l'Epifania. Ecco perché dovremmo festeggiare molto più che a Natale. Se fosse nato soltanto un re, se fosse nato solo un Dio, avremmo poco da festeggiare, avremmo veramente poco. Ma colui che è sceso dall'alto, che è re, che è Dio, che si dimentica una riga, quella della vendetta, ma che invece porta il balsamo che cura della mirra, che cura le mie ferite, allora quello sì che lo posso festeggiare, che lo devo festeggiare. Faccio una domanda, e la faccio anche a me stesso. Quali ferite attendo che guariscano? Quali ferite sto attendendo? Quali ferite stai attendendo che guariscano? Sono ferite nel tuo fisico o sono ferite nel tuo cuore? La mirra può curare entrambe. La mirra di Gesù può curare entrambe. Quelle del tuo fisico e quelle del tuo cuore. Gesù è disceso dall'alto per quelle. Gesù si è fermato alla virgola e ha omesso la riga della vendetta per quelle. Però per far questo devi accettare che Gesù sta tenendo in sospeso per te quella riga, quell'ultima riga della profezia la sta tenendo, perché aspetta te che lo accetti. Nelle opere teatrali antiche l'Epifania finiva con l'opera stessa, le persone andavano a casa, il Dio che scendeva dall'alto non modificava nulla. La vera vita continuava nella stessa maniera delle persone che tornavano a casa. L'Epifania di nostro Signore, quella che si celebra oggi, invece è quella che invece può modificare la mia vita, può modificare la tua vita. Gesù sta attendendo per andare oltre la virgola, attendendo che tu lo accetti o che ritorni a Lui. Gesù sta prolungando, sta attendendo che tu ti fidi di Lui, che tu ti confidi in Lui, che tu ti affidi a Lui.
o forse che ritorni a farlo, forse che ritorni a farlo. È fermo sulla virgola, lui ha tempo. Però tu ne hai un pochino di meno. Tu non puoi attendere. Gesù ti sta offrendo l'epifania di un Dio che scende e dimentica la riga della vendetta perché ti vuole amare e ti vuole venire a guarire. Non aspettare, affidati a lui, affidagli, non attendere oltre. Fermiamoci a pregare. Grazie Gesù, grazie che tu ti sei fermato escludendo la riga della vendetta, che tu stai aspettando. Grazie Gesù che tu sei il grande medico, che tu sei colui che dà la mirra, il balsamo che può guarire qualsiasi tipo di mia infermità fisica, mentale, dell'animo, può guarire. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io voglio accettare la tua epifania, voglio accettare la tua discesa, la discesa per salvarmi, la discesa per non per giudicarmi ma per venirmi a portare guarigione. Signore, io voglio essere guarito da te, voglio essere guarita da te. Dammi la tua mira perché io voglio fidarmi e voglio confidarmi in te, perché tu sei il grande medico. Queste cose io le prego nel tuo santo.